Pace e bene da Fra Renato, cappuccino in quel di Poggio al vento, dal Vangelo secondo Luca. Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che si getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Ah, costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000. Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Amici amatissimi, giovani, dal cuore aperto, dal cuore sognatore, queste parole sono rivolte in modo particolare a voi, perché avete salute, avete forza, avete sogni da spendere e spandere. E questo Gesù ci pone due importantissimi interrogativi dai quali dipende il nostro futuro, da come organizzeremo la nostra vita qui sulla terra, dipende la nostra eternità. E perché non ci perdessimo, Dio che ci ama infinitamente ha mandato il suo figlio, non per farci violenza, ma per rivelarci quanto è importante il nostro vivere qui sulla terra. Ed è necessario scoprire due cose, e queste cose vanno consegnate agli altri fratelli e sorelle, a tutta l'umanità. La parola di Dio illumina il senso del nostro esistere qui sul pianeta Terra, perché erediteremo esattamente ciò che abbiamo desiderato, sognato, amato, lottato, costruito, consegnato. E le due cose importanti sono: ma chi è Gesù? Devo scoprirlo, perché se io non scopro chi è Gesù per me, per il mondo, per la creazione, tutto diventa assurdo. La vita non può finire dentro una cassa da morto o inceneriti in un forno. Non senti dentro di te l'anelito verso la pienezza? E questo è necessario. Suda, sforzati per diventare veramente discepolo di Gesù. Interrogati: ma chi è Gesù per me? Sono disposto ad amare Gesù al di sopra dei miei genitori, al di sopra degli amici, degli affetti più cari, di tutte le mie passioni, queste passioni ambigue a volte. Sono disposto. E qui è veramente difficile fare questo passo, ad amare Gesù più della mia vita. Chi non ama a me più di se stesso, Gesù lo ripete tre volte, non può essere mio discepolo.
Interroghiamoci, noi che crediamo, almeno crediamo di credere in Gesù, chi è Lui per noi? E chiediamo con intensità allo Spirito che possiamo d'ora in avanti costruire la nostra vita immergendoci sempre di più in Gesù, amandolo per poterlo testimoniare. La seconda cosa è il progetto. Che progetto di vita io devo avere? Se hai quello del mondo, è meschino, è egoista, dove al centro c'è l'io, i propri interessi, io faccio quello che mi pare, sfrutto gli altri purché io possa essere felice. Sono uno che non guarda in faccia a nessuno pur di gratificare se stesso. Invece il progetto di Dio è un progetto di donare la vita. Quello vuol dire Gesù, chi non prende la sua croce e mi segue, bisogna seguire Gesù. Gesù va a donare la vita perché tutti abbiano vita in abbondanza, perché ci sia resurrezione. Noi si vince nella misura che amiamo, che ci sia concesso veramente questa passione di fuoco di seguire Gesù, servendo, amando fino al dono della vita. Hashtag, io resto con te. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.